È un'estate 2020 un po' particolare per Andrea Cipolli che dopo qualche anno, si può dire, ti trovi ad attendere, no? Ad attendere una chiamata di qualche squadra. Andrea, come è stata finora questa estate post-Covid o nel Covid? Sì, dici bene, una situazione inedita per me, è la prima volta obiettivamente che mi trovo senza squadra, sono a attesa appunto di una qualche chiamata, un progetto interessante, lo vediamo. Certamente è strano, il momento è strano, il momento è particolare per tutto, anche per il calcio. Ora vediamo un attimino cosa succede. Ecco, semmai appunto, Andrea, diciamo subito che non credo questo sia legato all'ultima stagione tua alla Coiopelli, che è stata indubbiamente amara, però e dopo magari ne parliamo un attimo. Ecco, è un po' il sistema, no? Il sistema calcio, dove è chiaro che è una ruota, dove... Ma sì, penso anch'io che non sia legato a una stagione negativa come è stata l'anno scorso, dove obiettivamente nel calcio ci sta, insomma, dopo tante stagioni positive, parlo a livello personale, capita anche la stagione negativa dove tutto va male, però insomma, diciamo, in queste categorie... Mi sembra quello che ha fatto Andrea Cipolli nella sua storia da allenatore, prima da calciatore e poi da allenatore, insomma, mi sembra che sì, parli da sé. Sì, da calciatore è passato un bel po' di tempo, quindi ha lasciato perdere. Però da allenatore? Da allenatore qualche buon risultato l'ho ottenuto. A insomma, partire dalla vittoria nel campionato a Ponzacco, no? Ponzacco, ma ora è passato già qualche anno, ma ci fu subito la vittoria. Però fu quella la prima. Sì, la prima subentrare nel finale di stagione e si vinse il campionato. Poi c'è stata la vittoria dei campionati con la Coiopelli, dove dalla promozione siamo arrivati a 11 metri dalla Serie D, questo nel recente passato. C'è stato il campionato vinto a Fucecchio, c'è stata una vice, diciamo, come posso dire, in Coppa Toscana si arrivò sempre in finale, si perse 1-0 sempre col San Gimignano, però vabbè, quando si arriva secondi un conto. No, dai, ci sono stati dei buoni risultati in questi 8 anni che alleno. L'anno scorso sicuramente è stato più negativo da un punto di vista chiaramente di classifica, di risultati. Tra l'altro c'è stato anche un esonero. Poi però sei stato anche richiamato. Poi dopo è successo, diciamo, il mondo si è rovesciato proprio in tutti i sensi. È finito proprio anche malissimo con la scomparsa del nostro presidente Renzo Sordani, quindi è stata un'annata veramente, però non credo che questa mia situazione ora di inattività, spero temporanea, sia dovuta al brutto risultato dell'anno scorso. È un concorso di situazioni, no? Ci sta quando, insomma, ti fa. Però un po' si può dire che però tante volte i meriti non è detto che siano. Questa è un'osservazione che veramente si potrebbe fare un dibattito ampio. Effettivamente lo dico con grande sincerità e non solo a livello personale, ma come argomentazione generale. L'impressione che già un po' da qualche anno, insomma, i meriti non sempre vengono premiati. Cioè, questo è un mondo, ma non solo nello sportivo, succede un po' ovunque, dove i meriti tante volte rimangono dietro. E ci sono situazioni che obiettivamente lasciano un po' d'amaro in bocca, perché appunto, nonostante ottimi buoni risultati, tanti allenatori magari si ritrovano penalizzati a dispetto di altri dove magari quei risultati non l'hanno ottenuti mai con il doppio del tempo. Però bisogna, così è, questo è... non bisogna perdere fiducia, vediamo. Ecco, Andrea, ecco, qual è per esempio un progetto che ti potrebbe interessare? Quale sarebbe un po' la tua ambizione in questo momento, dopo 9 anni da allenatore? Sì. Cos'è che ti potrebbe... Sicuramente sento una passione grandissima per questo sport, che da quando ero bambino sono in un campo sportivo, quindi quello mi manca già ora. Non stare in un campo sportivo per uno come me, quindi... Certamente, l'ambizione è sempre quella di trovare un ambiente dove ci siano le condizioni per poter portare l'idea di calcio che magari uno ha, nel rispetto chiaramente delle categorie nostre e di tutte le difficoltà che ci sono. Non è facile perché, ripeto, questo periodo qui, che ancora non è passato, sicuramente ha lasciato e lascerà
un bel po' di difficoltà anche per le società stesse, quindi sarà difficile trovare la situazione ideale, anzi bisogna essere pronti ad adattarsi, però... Ecco, ma adattarsi fai anche una questione di categoria per forza? No, anzi io... Se... In categoria ormai, cioè, no, mie sono queste qui, certamente sarebbe ottimo e è un salire. Obiettivo mio confrontarmi anche magari in una serie di cose che non mi è ancora riuscito. Però promozione eccellenza... Eccellenza, ma anche settori giovanili... Quindi, ecco, anche questa potrebbe essere un'idea. Sì, no, io con ragazzi anzi penso, non la escludi penso, anche una, a certi livelli o in certe società? No, anzi il settore giovanile è molto stimolante, sarebbe cosa, ti piacerebbe anche insegnare altre cose, sì. Anche se poi in certe categorie eccetera, poi si lavora quasi come una squadra dilettantistica, come una prima squadra, magari una squadra allievi, una squadra juniores a un certo livello. Sì, dall'allievi in su almeno io mi sento un pochino più preparato, sotto quell'età dell'allievi un po' meno, perché insomma lì secondo me bisogna essere anche educatori oltre che allenatori, e io non sono neanche portato, però un settore giovanile strutturato, serio, insomma, come no? Potrebbe essere anche un'idea. Sì, certo, la categoria mi piace di più, più stimolante per certi versi, e insomma mi piacerebbe anche fare anche con gli adulti, tra virgolette, però anche i ragazzi, ci mancherebbe altro. E comunque Andrea, vediamo se allora, visto che ancora... il mercato è in fase di quest'anno, anche col Covid, un po' anche in ritardo, quindi ci sono ancora piazze libere, quindi chissà che non ti vedremo su qualche panchina, oppure seguirai le preparazioni, ti aggiornerai. Bravo, è proprio così, vediamo ora un attimino, chiaramente ora tante squadre si sono più o meno già assestate, sono poche le realtà dove ancora devono decidere. Come hai detto te, tutto può succedere. Il calcio è che finisce, partiranno, come tanti altri allenatori nella mia situazione, cercheremo giustamente. Seguirai, ti aggiornerai. Di aggiornarsi, di migliorarsi per farsi trovare pronti poi per la chiamata importante. E allora in bocca al lupo Andrea Cipolli. Gentilissimo, grazie mille e viva lupo.